che c'è una personcina. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo video inizia direttamente col voice over, semplicemente perché non ho avuto tanto tempo per registrarvi appunto la parte iniziale del saluto. Comunque qui sono uscita con mia cognata ed eravamo direttamente da Bimbo Store, ci siamo fiondate lì dentro. Quel giorno lì è stato appunto un giorno di compere perché a lei mancavano delle cose per la bambina, quindi insomma ne abbiamo approfittato sia per fare le compere che per svagarci un pochettino. L'ultima ha chiamato 70 euro sicuramente. Quel giorno lì era il mio pre-esame, cioè la sera prima dell'esame, e io ero stra in ansia, ho detto guarda, se ti va, se hai robe da fare vengo con te, così svago un po' la testa e sono tranquilla. Pagare e sorridere. Pagare e sorridere. Poi siamo andate in questo altro negozietto per bambini, appunto, ma non ci piaceva praticamente niente. Avevano i soliti vestitini e tutti rosa poi per bambina, quindi non abbiamo comprato assolutamente niente. Potete già vederlo da questa ripresa che usciamo dal negozio senza niente. Infine siamo andate da Risparmio Casa e non ho fatto in tempo a riprendervi quello che ho comprato, quindi vabbè, vi ho ripreso la parte dove a casa mi stavo facendo la doccia per poi il giorno dopo. Allora, in questi mesi ho voluto testare uno shampoo per capelli, per i cavalli appunto, ma lo avete visto nella parte di prima perché questo qua è il balsamo di pomelo. Comunque, io mi trovo veramente bene e ringrazio tantissimo la mia amica che me l'ha consigliato, quindi la saluto anche perché so che guarderà questo video. Ciao Larisa! E sì, mi sono trovata bene, i miei capelli sono molto più sani e sono cresciuti in modo davvero tanto veloce e da come mi aveva detto lei potevo riscontrare problemi di forfora, invece non ho avuto assolutamente nulla e i miei capelli sono forti e sani, quindi la ringrazio e le mando un bacio. Beh, questa è la parte poi della mia asinità, insomma, dove mi riempio di bagnoschiuma. Finito ciò, asciugamano, pluppiti, ed esco dalla doccia. Uscita dalla doccia, vabbè, mi sono messa il pigiama, mi sono vestita appunto, asciugata per bene e poi ho cominciato a farmi i peletti, insomma le sopracciglia e i baffetti perché il giorno dopo era un giorno importantissimo. Quando ho finito il tutto sono andata direttamente a letto e vi ho ripreso soltanto la parte della mattina. Devo prendere soltanto un momento che sto sopra me e oggi è il grande giorno.
sono in ansia. E ieri ho fatto il quiz. Ho fatto il quiz. E gli altri giorni tutto bene, con gli errori. Ieri un casino. Un casino casino, eh. E quindi niente, sono in ansia e so che boccerò. Ho preso i guanti neri come la mia anima e adesso vado verso la scuola. Abbiamo appuntamento alle 8:30, sono le 8:16, ma ce la faccio, cioè ci metto pochissimo da casa mia a piedi, ecco. Oggi c'è un tempo di merda. Qui ero quasi in autoscuola, dovevo attraversare la strada, vabbè. Appunto alla motorizzazione, stavo aspettando il mio turno. L'esame era finito e stavo tornando a casa. Appena arrivata a casa ho sentito il bisogno di farmi uno shake. Vabbè, io l'ho fatto con il latte, in teoria andrebbe fatto con l'acqua, quindi non seguite quello che faccio io. L'esito dell'esame, appunto, per quelli che mi seguono su Instagram già lo sanno, sono passata, quindi ho preso il foglio rosa. Nulla, il video è stato forse breve, lo ammetto, ma era necessario tornare su YouTube, per me era davvero essenziale, quindi ho usato queste clip per fare tipo un rientro su YouTube e da adesso in poi vedrete tanti video che sono sicura vi interesseranno, quindi mi raccomando aspettate quelli. Niente, io shakerò il mio bel shake e lo gusto con tanta calma e vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo nei prossimi, ciao! I felt your heavy breath.